aperto con dei volti femminili, torniamo a farlo in rappresentanza dell'impegno e della lotta alle mafie per la verità. Premio nazionale Paolo Borsellino 2018 per la legalità alla dottoressa Lia Sava, procuratore generale di Caltanissetta, pubblico ministero del processo sulle stragi capaci di Via D'Amelio, nel quale ho dottore Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sava è l'unica donna procuratore generale in Sicilia e la terza in Italia. Premio Giovanni Menini, ex vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della nostra città. Una lunga esperienza di una vita trascorsa a combattere le cosche e la criminalità, con un impegno per la legalità che non accetta trattative con il malaffare, ispirandosi agli stessi principi e agli stessi valori che hanno animato la vita di Paolo Borsellino. A Lia Sava, il premio nazionale Paolo Borsellino 2018 per la legalità. Battono proprio sul campo, lei rappresenta sicuramente anche l'impegno di cui ci parlava il procuratore, l'eredità di Falcone Borsellino. Allora, prima di tutto grazie agli organizzatori, grazie al Presidente Legnini, grazie al procuratore Cafiero De Rao, grazie a tutti gli studenti che oggi sono qui presenti. E, vedete, in realtà quello che un magistrato che lavora in Sicilia oggi e che lavora come me a Caltanissetta è chiamato a fare è quello di coniugare degli elementi, cioè andare a cercare di chiudere e dare verità a quegli anni drammatici che principalmente con la morte di Falcone e Borsellino cambiarono una generazione e crearono anche una cesura, perché io per esempio sono una di quei magistrati che era appena entrata in magistratura quando si verificarono le stragi. I valori che noi cerchiamo di coniugare sono grande tenacia, perché andare a ricostruire fatti di 26 anni fa, mettendo insieme dei pezzi che sono sentenze già passate in cosa giudicata, nuove verità, cercare di distinguere il vero dal falso, cercare di distinguere il fumo mediatico da quella che poi è la realtà, la carne delle carte processuali. Quindi grande tenacia, grande umiltà, a volte anche necessità di silenzio, perché appunto la verità processuale, quella che deve emergere dalla lettura delle carte, richiede anche questo, e sicuramente tanta buona volontà. E quindi quello che stiamo cercando di fare è portare avanti per tasselli, per passaggi, questo percorso e arrivare, diciamo, non dico alla verità totale, ma ad arrivare a un altro passaggio per arrivare a capire cosa è successo effettivamente in quegli anni, cercando di distinguere appunto sempre quella che è la rappresentazione mass mediatica da quella che è la realtà dei fatti, delle carte, che spesso è molto differente. E ai giovani, io voglio dire questo, non perdete la capacità e la voglia di sognare. Voi non avete vissuto quegli anni perché non eravate nati, non c'eravate. Quindi è compito nostro trasmettere a voi la capacità di sognare un mondo migliore. La cosa che mi commuove di più e che mi ha commosso di più in questi miei 22 anni di Sicilia, per me Palermo è stata la terza sede, io ero giudice civile a Roma, quindi tutt'altro, le stragi mi portano poi ad andare alla procura di Brindisi, alla DDA di Lecce e quindi scendere a Palermo. La cosa che mi commuove di più da 22 anni, da quando sono in Sicilia, è quando mi capita di leggere atti processuali vergati dalla
Paolo Borsellino. Ecco, lì si condensa tutto, il sogno, la capacità di sognare un mondo migliore. Ecco, io credo che questo ci hanno insegnato quelli che sono morti e questo è quello che voi dovete continuare a fare. Il nostro esempio non è chiaramente al livello di questi grandissimi, però ognuno di noi fa la sua parte, come diceva Pino Puglisi. Grazie per essere stato.